Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Toyota Motor e Idemitsu Kosan hanno stretto un'alleanza per sviluppare e produrre in serie batterie allo stato solido per veicoli elettrici. La partnership fa seguito all'annuncio di Toyota di voler introdurre batterie ad alte prestazioni per migliorare l'autonomia e ridurre i costi di futuri veicoli elettrici. Secondo dati ufficiali, l'economia britannica ha registrato una parziale ripresa ad agosto, in linea con le aspettative degli economisti, grazie al recupero del settore dei servizi. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% ad agosto rispetto al mese precedente. Il dollaro è salito bruscamente dopo che i prezzi al consumo statunitensi sono aumentati più del previsto a settembre, sostenuti da un elevato costo degli affitti che ha sollevato la prospettiva che la Federal Reserve mantenga tassi di interesse alti per un po' di tempo. Il dollaro statunitense è aumentato dello 0,5% rispetto allo yen giapponese nell'ultima sessione di trading. Il segnale sell di Ultimate Oscillator contraddice la nostra analisi tecnica generale. L'ultima sessione ha visto Bitcoin cadere dello 0,4% contro il dollaro statunitense. L'RSI stocastico indica un mercato ipervenduto. La coppia oro-dollaro statunitense ha perso lo 0,3% nell'ultima sessione, i CCI indicano opportunità di buying. La coppia West Texas Intermediate dollaro statunitense ha guadagnato lo 0,4% nell'ultima sessione, dopo aver aumentato fino al 2,4% durante la sessione. L'Ultimate Oscillator sta dando un segnale buy. Michigan Consumer Sentiment Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 14 GMT, rendiconto di bilancio mensile degli Stati Uniti alle 18 GMT, indice armonizzato dei prezzi al consumo della Spagna alle 7 GMT. Produzione industriale dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciato alle 9 GMT, CFTC JPY and CNET Positions del Giappone alle 20.30 GMT, CFTC GBP and CNET Positions del Regno Unito alle 20.30 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.